Bentrovati ad una nuova puntata di Umbria 7, il rotocalco di informazione, cultura e società, ideato e realizzato dall'agenzia videogiornalistica Vnews di Perugia. Apriamo la puntata con Startup Umbria, una competizione organizzata dall'Università degli Studi di Perugia e sostenuta da GEPAFIN con l'obiettivo di creare impresa, tecnologia e ricchezza. I dettagli ce li racconta Nicola Torrini. È stata presentata Startup Umbria 2018, la Business Plan Competition organizzata dall'Università degli Studi di Perugia, che si propone di sostenere la ricerca e l'innovazione tecnologica in Umbria rivolgendosi a gruppi costituiti da soggetti sia interni che esterni all'Accademia. Le iscrizioni a Startup Umbria sono aperte sino al 7 settembre e le idee devono essere formalizzate entro l'8 ottobre in un business plan. Ai tre gruppi vincitori saranno assegnati premi in denaro, rispettivamente di 4.000, 2.000 e 1.500 euro per la costituzione e l'avvio dell'impresa. Quando abbiamo cominciato con la startup, ormai 15 anni fa, di imprese ne abbiamo fatte nascere 50. Di queste 50 ne abbiamo ancora più, quasi 40 in attività, e alcune delle quali sono aziende che crescono, si sviluppano e sono aziende di successo. A sostenere il progetto molti enti e partner locali, tra cui la società finanziaria Umbra GEPAFIN a capitale misto pubblico e privato. GEPAFIN ha, in collaborazione con la Regione dell'Umbria, identificato tutta una serie di strumenti di partecipazione al capitale di rischio, strumenti di sostegno allo sviluppo di queste imprese e in particolare le nuove misure che recentemente GEPAFIN ha visto attribuire alla Regione dell'Umbria, nuovi strumenti finanziari per il periodo 2014-2020, la nuova programmazione comunitaria, prevedono importanti interventi proprio in finalità per queste imprese. Parliamo di circa 13 milioni di euro a capitale messi a disposizione della Regione dell'Umbria tramite i fondi comunitari, che poi dovranno attivare altrettante risorse di capitale privato, quindi uno stock di risorse finanziarie da destinare a imprese innovative, con specifico riferimento anche agli spin-off universitari e start-up di impresa. E adesso libri con la presentazione a Perugia dell'identità moderna e le sue origini di Özgen Kolasin, sociologa e archeologa alla sua seconda uscita editoriale. Per noi Carla Damo. L'archeologa e sociologa Özgen Kolasin ha presentato il suo nuovo lavoro, L'identità moderna e le sue origini, uno studio che può essere definito di sociologia della storia e delle forme simboliche e che interpreta la contemporaneità partendo dal mito di Pan e dagli archetipi antichi. L'autrice con questo libro vuole fornire una prospettiva cognitiva, un modo di guardare attraverso le cose nel momento in cui le cose sfumano nelle altre, in cui i contrari si attraggono e si comprendono. Pan si manifesta con più forza nei momenti di crisi e di contraddizione, e Kolasin si domanda se forse oggi non stiamo vivendo in un mondo di crisi e di contraddizioni. Alla presentazione del libro all'Università per Stranieri di Perugia hanno partecipato, insieme all'autrice, il Procuratore Generale della Repubblica a Perugia Fausto Cardella e i professori Fabrizio Fornari, Donato Lo Scalzo e Giovanni Occhionero. Questo libro, prima di tutto, dovrei dire che non svolge un'indagine religiosa sulle mitologie, come potrebbe sembrare. Non è un libro rivolto al pensiero antico, al passato, ma è un libro che proprio attraverso delle condizioni che ci coinvolgono sin dal passato vuole interpretare il presente. E potrei anche affermare che per me forse ci sono riuscita, forse no. Questo libro è un lavoro che propone una sociologia delle forme simboliche. La mitologia, infatti, come io la utilizzo, è la produzione di simboli che dobbiamo indagare se vogliamo veramente comprendere il significato profondo della nostra vita associata. Ed è proprio a tale scopo che mi sono concentrata sulla figura di Pan, usandolo come filo conduttore, direi quasi come metodo.
È un testo fondamentale perché parte da un mito antichissimo, come ci ha insegnato altre volte Özgen in questo suo campo di ricerca, e però percorre tutta la storia dell'umanità, ma soprattutto la contemporaneità. Pane rappresenta l'elemento irrazionale che c'è nell'uomo e quindi è molto utile per capire i problemi sociologici e psicologici dell'età contemporanea. È un testo che ci pone delle domande e ci fa riflettere sulla nostra contemporaneità. Ecco, una contemporaneità che, come nelle opere di Özgen spesso ritorna, non può prescindere dall'antichità, dai suoi miti, dai suoi simboli. Indubbiamente, noi possiamo pensare in maniera paradigmatica che il presente possa spiegarsi con se stesso. Assolutamente impossibile. Si fa ricorso all'antichità, come ho già detto altre volte, ma come hanno detto altri illustri studiosi, quando si vuole trovare una chiave nuova per interpretare il presente. E questo libro lo dimostra pienamente. Un punto di vista interessante. Un punto di vista molto interessante, direi, per esprimermi con un linguaggio che mi è congeniale, un'indagine su chi siamo, da dove veniamo e possibilmente per cercare di capire dove andiamo. E certo, sono le grandi domande alle quali l'autrice dà un'interpretazione, diciamo, delle possibili risposte. Ne viene fuori un'opera molto interessante e godibile. Moda e musica in passerella a Perugia per la sfilata di fine anno di 5 studenti dell'Istituto Italiano Design di Perugia, che hanno presentato le loro collezioni accompagnate dalle note della pianista Cristiana Pecoraro. Vediamo. Quando la moda incontra la musica, il risultato è una sinfonia di suoni e colori che toccano l'anima. A regalare questo spettacolo nella Sala Podiani della Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia sono stati gli studenti del corso di studi in Fashion Design dell'Istituto Italiano Design di Perugia, le cui creazioni sartoriali hanno sfilato a volte dalle note della pianista di fama internazionale Cristiana Pecoraro. L'arte mi piace sempre definirla come una cosa, un abbraccio a 360 gradi che può includere tante forme. Una di queste forme è la musica. È ovvio che io traggo ispirazione da tutto quello che mi circonda e cerco poi di dare le emozioni a chi mi sta ascoltando attraverso il mio pianoforte. L'ospite d'onore ha dato un assaggio con questa anteprima di quello che sarà il Narnia Festival dal 17 al 29 luglio a Narni, proponendo brani delle quattro stagioni di Vivaldi in una sua originale trascrizione. La sua creatività così si è mescolata a quella dei promettenti giovani stilisti Maria Rosaria Franco, Roberta Pezzotti, Valerio Mercuri, Marco Rossi e Alessandra Perna nel fashion show Concertum Stagioni in Tessute. I cinque designer hanno proposto diversi outfit, dai 7 ai 10 ciascuno, ispirandosi anche loro alle quattro stagioni di Vivaldi e dandone una propria interpretazione in termini non solo tematici ma anche di tessuti e colori utilizzati. Loro hanno lavorato tantissimo, hanno avuto dei ritmi serrati, magari non proprio come quelli del lavoro, ma abbastanza. Molti di loro hanno già iniziato uno stage prima di finire, chi non lo ha iniziato lo inizierà a breve. Abbiamo un selezionato ad Alta Roma, infatti il 1° luglio sfilerà con un'altra collezione sua, quindi diciamo sono stati ragazzi molto attivi, molto propositivi, molto attenti a tutto quello che gli veniva proposto e soprattutto hanno lavorato tantissimo. È un corso triennale che si concluderà il 9 luglio con la discussione delle loro tesi, che sono poi l'abstract della sfilata, e in realtà un po' mi dispiace, anche se sicuramente avranno ali grandi per volare. Voglio ringraziare Cristiana che ci ha onorato della sua presenza e voglio ringraziare anche tutti i docenti che hanno saputo seminare con le mani aperte e non con i pugni chiusi.
Io dono. Io dono. Io dono. Io dono. Perché ho scelto di rendere un servizio. E scopro il mio livello di salute. E convinco gli amici a fare lo stesso. E qualcuno lo farà per me. E salvo vite umane. Se hai tra i 18 e i 65 anni, contatta la sede Avis a te più vicina. Vieni a donare anche tu. Incaltiber, da oltre 40 anni nel settore edile. Esperienza e cordialità al servizio del cliente e oltre 3.000 articoli e materiali da costruzione nelle sedi di San Martino in Campo e Santa Sabina. Incaltiber, dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa. Nero Forte veste le tue giornate. Classe e glamour a Foligno in Corso Cavour 56. Indossa la voglia di stupire con i capi di abbigliamento e gli accessori uomo-donna delle migliori marche. Nero Forte, dai forza al tuo stile. Fotografie, carte, mappe catastali e stampe. 140 pezzi provenienti dall'archivio privato del geometra Carlo Giangottini. E questo è il tesoro che racconta parte della storia urbanistica, architettonica e monumentale della città di Perugia, da oggi custodito all'interno dell'archivio di Stato del capoluogo umbro e a disposizione di quanti vorranno conoscerlo. Ce ne parla Nicola Torrini. Dai documenti sui lavori di recupero della Rocca Paolina e del Pozzo Etrusco a quelli sulla sistemazione dell'area verde del Tempio di Sant'Angelo di Piazza Cavallotti. I 140 preziosi pezzi dell'archivio privato del geometra Carlo Giangottini saranno adesso a disposizione di chiunque intenda conoscere meglio la storia urbanistica, architettonica e monumentale della città di Perugia. Fotografie, carte, mappe catastali e stampe realizzate o raccolte dallo stesso Giangottini durante la sua attività professionale di ricerca sono state infatti riordinate e inventariate all'interno dell'archivio di Stato di Perugia. Carlo Giangottini, presidente della Società Generale di Mutuo Soccorso, nella quale io per anni sono stata vicepresidente, era soprattutto un studioso e un ricercatore della storia antica e contemporanea della nostra città. Carlo ha rappresentato molto per la città di Perugia e credo che i geometri stanno lasciando un segno a disposizione di tutta la cittadinanza, non soltanto dei colleghi. Nato nel 1927, geometra dal 1947, Carlo Giangottini lavorò nell'immediato dopoguerra per il comune di Perugia, progettando opere, realizzando restauri e dirigendo lavori, tra cui spicca il recupero della Rocca Paolina. Deceduto nel 2015, il figlio Mauro ha voluto donare all'archivio di Stato di Perugia i documenti del padre. Per ogni edificio, per ogni area della città di cui Carlo Giangottini aveva interesse, egli raccoglieva anche rassegna stampa, atti provenienti da altri archivi o anche semplici appunti per eventuali recuperi e ristrutturazioni. Diciamo che questa è una parte ovviamente fondamentale, perché chi fosse interessato a un determinato argomento, ad un monumento, ad un edificio, può trovare già un dossier compilato. Lui era anche un collezionista, quindi un patrimonio di documenti che ci potranno anche illuminare, credo, su alcuni progetti che magari sono in corso o almeno allo studio per alcune, diciamo così, parti salienti della città. Speriamo così di mettere insieme un nucleo, diciamo, di questi archivi di professionisti che poi hanno avuto un impatto abbastanza importante anche sull'urbanistica della città. Per la rubrica Focus Aziende parliamo dei prodotti antiparassitari che Grifovet propone per cani e gatti. Sentiamo. I
I parassiti degli animali sono sempre in agguato, ma è con la bella stagione che questi ospiti indesiderati diventano ancora più numerosi e fastidiosi e tocca a noi umani non abbassare la guardia per proteggere i nostri amici a quattro zampe dalle malattie. Le pulci sono portatrici di dermatite allergica, le zecche ha di altre malattie molto gravi, a volte anche fatali, e poi ci sono le zanzare e i pappataci portatrici a loro volta di leishmania e filaria. Da Grifovet, pet shop a Ponte San Giovanni di Perugia, si possono trovare diversi prodotti antiparassitari, sia di origine chimica che naturale, per cani e gatti. Si suddividono in spot on, quindi pipette da mettere sull'animale direttamente, collari oppure spray. Bisogna stare molto attenti in quanto alcuni prodotti che vanno bene per appunto i cani non vanno bene per i gatti, in quanto risultano molto tossici e addirittura fatali. Bisogna inoltre tenere in considerazione il peso dell'animale. In base al peso ci sarà la pipetta adatta. Se decidiamo invece di prendere il collare, questo invece varia non più in base al peso, ma in base alla grandezza del collo, al diametro del collo. Per quanto riguarda i rimedi naturali, si possono utilizzare prodotti a base di olio di neem contro i parassiti o alla lavanda contro gli insetti. La durata dell'effetto del prodotto è un pochino più ridotta, quindi bisogna metterlo un pochino più spesso, ma comunque l'efficacia è pari al prodotto sintetico. Ed ecco come applicare il prodotto. Se abbiamo uno spot on, va messo direttamente sull'animale in tre punti, tra le scapole, in mezza schiena e in cima alla coda. La durata della pipetta è di 4 settimane, mentre per il collare bisogna mettere soltanto appunto come un semplice collare, il collare antiparassitario, dalla durata dai 6 agli 8 mesi. Per quanto riguarda lo spray, bisogna invece fare nebulizzazioni sull'animale in base al peso e anche questo la durata è di 4 settimane. Andiamo ora in Valnerina, a Vallo di Nera, dove è andata in scena una nuova edizione di Fior di Cacio. A farla da padrone sono stati formaggi, ricotte e mozzarelle, prodotti tipici davvero molto apprezzati. Per noi Nicola Torrini. Tra i verdi monti della Valnerina risplendono al sole le bianche pietre dell'antico borgo fortificato di Vallo di Nera. Un piccolo paese castello circondato dalla pace e della natura, ma che nei primi giorni di giugno, in occasione di Fior di Cacio, esplode di vita ed allegria. Numerosissimi sono stati infatti i turisti e gli appassionati del buon cibo che non hanno voluto perdere l'appuntamento con l'evento che esalta alcuni dei prodotti gastronomici più tipici e apprezzati della Valnerina: i formaggi, le mozzarelle e le ricotte. Fior di Cacio compie 16 anni e lo fa con un'edizione strepitosa, perlomeno per la partecipazione. Abbiamo messo in atto un programma più variegato possibile che celebrasse comunque la grandezza del formaggio umbro, soprattutto quello della Valnerina. Negli angoli più suggestivi del borgo a mettere in mostra le loro specialità sono stati oltre 60 produttori locali e non, da quelli più piccoli alle più grandi e radicate realtà imprenditoriali del territorio come il gruppo Grifo Agroalimentare. Partner di Fior di Cacio, la cooperativa umbra ha infatti messo a disposizione il proprio latte per la filatura delle mozzarelle e per la maxi ricotta di chiusura della manifestazione. Ad accompagnare la mostra mercato tutta una serie di iniziative, dalle numerose degustazioni ai laboratori in piazza, dallo show cooking di pasta alla norcina, agli education alle 1000 matrimoni del formaggio, dai canti popolari alla musica folk, fino alle partecipate escursioni in bici e alle camminate lungo il fiume Nera tra i pascoli e boschi alla scoperta di eremi e abbazie. Il nostro piccolo borgo, il nostro paese medievale è pronto ad ospitare tutti, non solo per venirci a visitare ma anche per venire ad abitare magari. Siamo in Valnerina e l'ambiente è bellissimo, la qualità della vita è veramente molto alta, solidarietà, risorse naturali e tante possibilità di crescere bene.
Ritorna anche quest'anno la festa del socio di BCC Umbria, una tradizione che vuole celebrare i successi dell'istituto di credito, la cui forza appunto sono i soci. Noi siamo stati alla presentazione a Perugia. Vediamo. È un momento molto atteso e partecipato e torna anche quest'anno per consolidare e rafforzare il rapporto della banca con la sua base sociale. La festa del socio di BCC Umbria è infatti pronta a una nuova edizione, domenica 8 luglio a Città della Pieve, tra visite guidate, enogastronomia e lo spettacolo in piazza Tutto Teo, che vedrà protagonista Teo Teocoli. Tradizione ormai va avanti da una 14esima edizione questa, e abbiamo voluto confermare con lo stesso sistema, visita di Città della Pieve per chi la ritiene opportuno, cena nelle tre taverne itinerante e poi alla fine nel viale Cilio Vanni premiazione dei figli di soci che sono laureati o diplomati con particolari votazioni ed infine lo spettacolo con Teo Teocoli. Come diceva lei, questo è un modo per rinsaldare e consolidare ulteriormente il nostro rapporto con i soci innanzitutto, ma anche con i clienti, perché la festa è del socio, hanno un ingresso gratuito eccetera, però possono partecipare anche i clienti pagando un piccolo ticket. È un modo per stare più legati nel proprio territorio e avere un rapporto, diciamo, più umano con i nostri soci e i nostri clienti. Io volevo da direttore ringraziare tutti i nostri collaboratori, perché insieme alla loro partecipazione, che ogni anno è attiva, è impegnata ma anche partecipata, si riesce e riescono a creare un evento, di un evento un successo, ecco, forse è il termine più giusto. Che dire, anche quest'anno si replica a Città della Pieve, nelle vie, nelle queste suggestive vie di Città della Pieve, in una cittadina meravigliosa che riesce, fra le poche che abbiamo avuto modo di visionare, a supportare questa manifestazione in un percorso itinerante dove si mescolano e si associano fra di loro l'arte, la cultura, la gastronomia, il divertimento, ed è poi una serata, perché di fatto è serata di un pomeriggio tutta la sera, che dà e rafforza questa partecipazione e contributo che la banca ha con i suoi soci per il suo territorio e per gli attori del suo territorio. Noi dobbiamo in questo momento cercare di coniugare in un giusto equilibrio la finanza con il sociale e con l'etica, altrimenti non ne usciamo. Città della Domenica. Il primo Family Park d'Italia è a Perugia e ti aspetta per vivere emozioni senza tempo. Esci di casa, entra nel divertimento con Città della Domenica. Dal 1833 la farmacia Bolli è al servizio del cliente con professionalità e competenza. Aperta tutti i giorni dell'anno, dalle 8.30 alle 24, possiede oltre 20.000 referenze e reparti, specializzati nella dermocosmesi, omeopatia, fitoterapia, integratori alimentari, prodotti per il bambino, intolleranti al glutine e celiaci. E poi ancora, servizio infermieristico e cabina estetica che fanno della Farmacia Bolli un vero e proprio centro salute. Farmacia Bolli 1833. Tradizione e innovazione per la tua salute. Sai prenderti cura del tuo corpo? Beauty, centro di bellezza in via Sette Valli 320 a Perugia, può aiutarti. Affidati ai suoi specialisti per trattamenti all'avanguardia mirati e personalizzati. Estetica viso e corpo, micro tatuaggi per trucco cromatico, extension ciglia, nails, solarium, depilazione e depilazione. Beauty è aperto tutti i giorni, da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 20.30 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Prenota il tuo appuntamento al numero 075 500 209. Beauty, un universo di bellezza. Per la rubrica Focus Aziende andiamo a scoprire che l'eColor Therm System, un sistema tintometrico integrato basato su tecnologia Cool, che l'azienda che l'eColor di Città della Pieve ha presentato in un incontro per operatori del settore a Ponte San Giovanni di Perugia. Vediamo. Si parla tanto di efficienza energetica degli edifici e tante sono le soluzioni che permettono di raggiungerla utilizzando materiali da costruzione e isolanti di alta qualità. Di questo, ma soprattutto di un innovativo sistema tintometrico, che è l'eColor Therm System, si è discusso nel corso di un incontro al Decotel di Ponte San Giovanni di Perugia, organizzato da Kellicolor, industria di colori e vernici di Città della Pieve, e patrocinato da Associazione Piccole e Medie Imprese dell'Umbria e Aniem Umbria, associazione delle imprese edili manifatturiere. È una tecnologia nuova, quella basata appunto sulla temperatura delle facciate, per cercare di migliorare sia l'aspetto ambientale sia l'aspetto quindi anche strutturale stesso delle facciate. Naturalmente è una delle piccole parti, una parte importante, ma che comunque è fondamentale, perché è ciò che noi vediamo anche all'esterno e che noi viviamo, insomma. In sostanza, la Kellicolor ha sviluppato un sistema tintometrico integrato con tecnologia Cool, che consente di realizzare rivestimenti a spessore e pitture colorate in grado di ridurre l'assorbimento del calore solare anche nei toni più scuri. L'elemento principale del sistema è rappresentato dalle 10 paste concentrate di pigmento. Queste sono state sviluppate a partire da pigmenti cosiddetti Cool, ovvero capaci di riflettere parte delle lunghezze d'onda della radiazione solare, in particolare quelle presenti nella regione dell'infrarosso, diminuendo così l'assorbimento che genera calore. Di conseguenza, le superfici rivestite con tali pigmenti si mantengono più fredde e trasmettono meno calore all'edificio. Per fare un esempio, la temperatura massima raggiunta dalla tinta Therm si attesta attorno ai 37 gradi centigradi, mentre quella con la pittura tradizionale arriva fino a 54 gradi centigradi. Dunque, una facciata pitturata con il sistema Therm si riscalda meno di una colorata con una tinta tradizionale e di conseguenza si riduce il consumo energetico per gli impianti di condizionamento e aumenta il comfort abitativo. Noi lavoriamo con l'impresa, ma maggiormente con la rivendita, con i negozi, possono essere materiali edili, ferramenta, negozi di colori, che noi forniamo in maniera autonoma. Possiamo dargli un sistema tintometrico, quindi renderli autonomi, oppure dargli un servizio di colorazione. In questo caso, nel caso di questi pigmenti nuovi, forniamo un servizio di colorazione, perché è ancora una cosa nuova, insomma. Per tutte le informazioni e i contatti si può consultare il sito www.kellicolor.it. Domenica 8 luglio, un nuovo appuntamento per gli amanti dello shopping di qualità con gli ambulanti di Forte dei Marmi. E sarà Castiglione del Lago questa volta a ospitare le ormai note boutique a cielo aperto. Sentiamo Nicola Torrini. Il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi arriva per la prima volta a Castiglione del Lago. Domenica 8 luglio, dalle 8 alle 19, in zona Lido Comunale, il lungolago affacciato sul Trasimeno ospiterà le ormai note boutique a cielo aperto degli ambulanti provenienti dalla blasonata località turistica di Forte dei Marmi. Gli amanti dello shopping potranno così trovare sui grandi banchi di vendita le nuove collezioni primavera-estate, tante idee per gli acquisti e il meglio della tradizione toscana e italiana dell'artigianato di qualità. Abbigliamento, pelletteria tra cui borse e scarpe, cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijou e raffinata arte fiorentina. Il tutto rigorosamente made in Italy. Il consorzio degli ambulanti di Forte dei Marmi, infatti, bandisce per statuto imitazioni e cineserie di scarso pregio. Un format, insomma, ormai consolidato e molto apprezzato a livello nazionale, come testimoniano le 80 tappe dell'evento mercato, organizzate in giro per l'Italia con migliaia di presenze fatte registrare ogni volta.
L'appuntamento con gli ambulanti di Forte dei Marmi è quindi domenica 8 luglio a Castiglione del Lago in zona Lido Comunale per tutta la giornata anche in caso di maltempo. Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date del mercato itinerante è possibile consultare il sito www.gliambulantidifortedemarmi.it. Chiudiamo con la rubrica Focus Aziende parlando di edilizia e dell'incontro organizzato dalle aziende Pesciarelli Edilizie Fassa Bortolo, storico marchio italiano del settore, a Magione. Sentiamo di cosa si è parlato nel contributo di Carla Damo. Una nuova occasione di confronto e aggiornamento in ambito di edilizia, questa volta su sistemi di cappotto e colore, a cui come sempre hanno risposto numerosi tecnici e professionisti della zona del Lago Trasimeno. È quella organizzata da Pesciarelli Edilizie e dall'azienda Fassa Bortolo, storico marchio italiano nel settore, all'hotel ristorante Faliero a Magione. Un altro meeting di presentazione di un'azienda partner e di formazione con i nostri clienti. Questa volta abbiamo deciso di creare una partnership con Fassa Bortolo. Abbiamo presentato il sistema cappotto, dato che ci siamo dotati di un tintometro sempre della Fassa lì a Magione, e con il quale si possono fare anche i decorativi. Crediamo molto in questa collaborazione, in quanto anche gli uomini Fassa sono molto presenti nel territorio. È iniziata questa collaborazione da circa 3 anni, praticamente è in ascesa moltissimo, diciamo, credo che nel 2018 sarà il primo partner per quanto riguarda le polveri all'interno della Pesciarelli Edilizia. Si parla del sistema cappotto, ecco, qual è la proposta della Fassa? Voglio ringraziare la Pesciarelli per questa sinergia che da 3 anni sta portando a un miglioramento sul territorio e a un miglioramento naturalmente della risposta dei prodotti. La proposta Fassa Bortolo con Pesciarelli è una proposta che ricopre tutte le richieste del caso, dai cappotti classici ai cappotti in sughero, ai cappotti in fibra di legno e ai cappotti in lana minerale. La proposta naturalmente per tutte le richieste tecniche per quanto riguarda il mercato del sistema coibentazione sia all'interno che all'esterno. Una collaborazione suggellata anche dai numeri che fanno guardare con fiducia al futuro di questa partnership. All'interno, diciamo, del Big Mat Italia, la Pesciarelli Edilizia nel 2017 è stata tra i primi 15 acquirenti di prodotti Fassa Bortolo e punteremo nel 2018 a entrare tra i primi 5. Sicuramente raggiungeremo questo obiettivo grazie alla sinergia Pesciarelli-Fassa Bortolo. Importante la risposta del pubblico specializzato a questo tipo di iniziative. Sono iniziative certamente molto utili per rimanere sempre aggiornati sui prodotti, sulle novità, sulle metodologie d'applicazione. Premetto che io sono comunque un tecnico progettista, però nei nostri progetti prevediamo certi prodotti, certi materiali. E anche questa puntata termina qui. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram e Google+. Da Rossana Furfor e dalla redazione di Avinews è tutto. Non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento con i programmi della rete.